E benvenuti a Zoom, la rubrica di approfondimento della Nuova TV sugli eventi della Basilicata. Ma quest'oggi varcheremo i confini della nostra regione e ci occuperemo dell'evento televisivo più importante d'Italia, il Festival di Sanremo. Non è un caso, e scusatemi il gioco di parole, perché da diversi anni la Lucania è di casa a Sanremo e fra poco scopriremo il perché. A parlarne con noi in studio avremo diversi ospiti, ma come diciamo, co-conduttrice della trasmissione con noi la giornalista e presentatrice. Conduttrice della trasmissione Basilicata Sud-Ovest, che sappiamo in tanti avete la possibilità e ammirate sulla nostra emittente, ovvero Monica La Padula. Monica, grazie per essere con noi. Bentrovato e bentrovati soprattutto agli amici della Nuova TV. Monica, un'occasione straordinaria perché la Nuova TV per la prima volta, l'unica televisione accreditata per arrivare, l'unica televisione della Basilicata accreditata per entrare nel Festival di Sanremo, nei meandri, nel cuore pulsante di questo evento. Che emozione hai provato? Beh, un'esperienza certamente interessante, divertente e nuova per me, perché comunque ho avuto l'occasione di vedere questa splendida città che è la città di Sanremo per la prima volta e certamente in un momento particolare che è quello appunto della settimana dedicata alla musica, quindi la settimana dedicata appunto al Festival della Canzone Italiana. Monica, quando decidemmo di intraprendere questa avventura, parlavamo un po' io e te, avevamo deciso di dare un po' un taglio trasversale a questa trasmissione, per cui è intervistato personaggi famosi, si è entrata nel cuore pulsante del Festival di Sanremo, che è Casa Sanremo, si è stata sul tappeto rosso, che è antistante l'Ariston. Insomma, avremo la possibilità, avrete voi la possibilità di vedere, insomma, tutti questi contributi che tu hai realizzato lì a Sanremo. Vorrei, prima di presentare il primo ospite, far vedere ai telespettatori una piccola scheda introduttiva. Prego. Nell'anno in cui si celebra l'unità d'Italia, il simbolo di quello che mette tutti d'accordo è il Festival di Sanremo. Criticato, amato, analizzato fin nel dettaglio, è la manifestazione che riunisce famiglie davanti ai teleschermi ad ascoltare la musica italiana, che la maggior parte delle volte non è quella che poi usufruisce dei passaggi radiofonici. Ma tant'è, Sanremo è Sanremo, come Pippo Baudo insegna. È l'ultimo evento televisivo che ancora merita questo appellativo per l'aura di mondanità che l'accompagna, per il tappeto rosso all'ingresso di quel tempo immortale che è diventato il Teatro Ariston, per le decine di telecamere puntate a qualsiasi ora del giorno su chiunque sia disposto a rilasciare una dichiarazione. Quest'anno la Basilicata era di casa a Sanremo e la Nuova TV è stata l'unica televisione lucana ad avere il permesso di girare tra le quinte del Festival Canoro Italiano. Insomma, come stiamo dicendo ormai da qualche minuto, la Basilicata è di casa a Sanremo, adesso scopriamo finalmente il perché. Monica, non siamo da soli, oggi questo è il salotto buono della Nuova TV, ospita diversi personaggi, siamo veramente molto felici. Già con noi il signor Vincenzo Russolillo, che non è soltanto patron di casa Sanremo, adesso capiremo che cos'è, ma è un organizzatore di tanti eventi importanti, Miss Italia, il David di Donatello. Però rimaniamo su Sanremo, signor Russolillo, che ringraziamo di Grazie a essere qui, voi siamo per avermi ospitato. davvero molto lieti di averla nostra ospite. Che cos'è Casa Sanremo? Beh, la Casa Sanremo nasce come idea di essere un elemento complementare a quella che è la grandissima macchina organizzativa del festival, essere un posto per far decomprimere il momento di lavoro e di tensione per gli addetti ai lavori. Quindi qualche anno fa, su quella che era un'idea già avuta in passato, in occasione delle finali di Miss Italia, dove noi realizzavamo, grazie a Patrizia Emiliani, la cantina di Miss Italia, fu buttata lì l'idea di costruire un posto così simile proprio per il Festival della Canzone Italiana. Il progetto nacque dal sottoscritto unitamente a Mauro Marino, che rincontrai dopo quasi 10 anni di pausa di lavoro, che non ci dava la possibilità di rincontrarci su iniziative simili. Proponemmo questo al Comune di Sanremo e dopo 4 anni, ma già la prima edizione, dopo 4 anni si afferma come il posto dove realmente accadono le cose serie del Festival della Canzone Italiana. Il vero cuore pulsante, dicevamo, del Festival di Sanremo, in qualche modo, perché poi la sala stampa è un momento di caos, almeno quello che riusciamo a vedere dalle televisioni, un momento di caos incredibile. Casa Sanremo invece è un po' più una mamma che coccola gli artisti. Bravo, cioè, è quello che noi avevamo costruito, cioè un posto dove realmente gli artisti
avessero la possibilità in intimità di parlare del festival ed analizzare in tranquillità quello che era accaduto qualche minuto prima sul palcoscenico dell'Ariston. Il nostro posto, di cui andiamo orgogliosi perché da Lucani, la macchina organizzativa è costruita da Lucani che vogliono portare la parte buona di questa regione fuori in modo propositivo e costruttivo. È il posto dove realmente gli artisti hanno la possibilità di tranquillizzarsi e analizzare quello che è accaduto prima. Da noi passano tutti e poi Monica, che ha avuto la possibilità di essere con noi in questi giorni, ne può essere testimone, oltre a far vedere quello che è accaduto attraverso le immagini, ma può raccontarlo realmente. Da noi passano tutti e passano con il piacere di passarci, perché quel posto, proprio per il fatto che si chiama casa, è un posto dove noi cerchiamo di mettiamo a disposizione degli addetti ai lavori tutti i servizi giusti per coccolarli in un momento di grande caos, di grande confusione. E quindi portiamo l'ospitalità famosa della Basilicata, la portiamo al nord in qualche modo? Diciamo che portiamo una parte della nostra regione di cui andiamo orgogliosi, il fatto di essere genuini e credo anche da una parte nostra l'essere ancora legati a delle cose importanti della vita, l'essere affettuosi, l'essere reali, persone vere, cosa che invece sul jet set nazionale e internazionale molto spesso viene cancellato. È chiaro. Senta, sono passati ormai 4 anni dalla prima volta che è stata realizzata Casa Sanremo. Vogliamo tracciare un po' un bilancio? Che cosa avete imparato in questi 4 anni? Sicuramente la cosa che rimane più impressa di questo percorso fatto col Festival della Canzone Italiana è che nella vita bisogna osare. I progetti che arrivano anche dal posto più recondito del mondo vanno sempre visionati, valutati e fatti valutare. Io ritengo che 4 anni fa, quando ho messo per la prima volta piede a Sanremo, non avrei mai immaginato di poter avere un risultato così eclatante tra gli addetti ai lavori. Questa forse è la cosa che metto sulla bilancia e che ritengo sia la cosa più importante che mi fa andare ancora avanti. Di cose positive tutte, di cose negative da raccontare credo che non ce ne siano. Ah, Monica. Addirittura Rocco, no, negative assolutamente. La giornalista cattiva. Perché noi abbiamo trovato grande ospitalità, veramente siamo stati coccolati anche noi, come addetti ai lavori, come amici, come conterranei soprattutto. Io invece non immagino, Enzo, Casa Sanremo, o meglio Sanremo senza Casa Sanremo, perché non ho avuto l'opportunità di partecipare alla manifestazione prima, però mi rendo conto dell'importanza di questo luogo, proprio per gli addetti ai lavori e soprattutto per i giornalisti. Perché penso che era stressante, credo, per loro lavorare in condizioni diverse da quelle di oggi, perché certo, avere un luogo dove tu puoi tranquillamente guardare il festival seduto in poltrona, essere coccolato anche con la bevanda calda, con le cose magari più piccole, quelle che si fanno a casa normalmente, certo, secondo me è un grande modo di far lavorare bene soprattutto gli addetti ai lavori. Poi sì, Macchina Sanremo è una grandissima macchina organizzativa, complessa, perché non si parla solo di giornalisti, di artisti, ma di tanta gente che lavora dietro le quinte di questa macchina, tanti anche lucani, quindi avremo modo anche poi di vederne alcuni esponenti. Signor Russolillo, il programma di quest'anno è stato comunque come quello degli altri anni in particolare, vogliamo spiegarlo un po' ai Casa Sanremo non è più soltanto il posto dove ci si viene a rilassare e a parlare di musica in modo diverso, è diventato, grazie alle persone che fanno parte del team di Gruppo Eventi, un posto dove accadono cose diverse, legate alla musica, ma di grandissima qualità. E io di questo ringrazio, scherzando adesso sul fatto di tanti conterroni, di cui siamo fieri, bravissimo, per questo lo dico sempre ogni volta che arrivo a Sanremo, come Antonio Deodati, come Pierpaolo Grezzi, come tanti amici che adesso non sto ad elencare, che sono lucani e lagonegresi come il sottoscritto, che hanno portato a Sanremo quest'anno un valore aggiunto che è arrivato in sordina, ma è stata la vera
il vero volano del valore di Casa Sanremo. Cioè, il programma nostro non è soltanto legato al far attività di accoglienza per artisti e giornalisti, ma è anche un insieme, un contenitore dove accadono cose di qualità e di cultura. Quindi abbiamo avuto Soundcheck, che è il momento in cui diamo spazio ad artisti emergenti per poter raccontare la loro musica su un palco importante, farsi ascoltare, farsi vedere dagli addetti ai lavori veri, dai giornalisti, quelli che scrivono sui giornali importanti, quelli che fanno, che cambiano il modo di vendere la musica, di ascoltare, certo, la musica. In qualche modo lo influenzano anche. Quindi, e poi abbiamo avuto questo nuovo ingresso quest'anno di Casa Sanremo Writers, dedicato al mondo della scrittura, del raccontare attraverso i libri. E vedremo anche l'intervista poi che abbiamo fatto, che ha fatto Monica Grezzi proprio, sì, su questa cosa. Io ci tengo ad aggiungere, sì, Rocco, se permetti, questa cosa, che Casa Sanremo, appunto, come diceva poc'anzi Enzo, non è solo una vetrina musicale o un luogo dove gli artisti e le addette ai lavori vengono coccolati, ma è una grande vetrina per la Basilicata, perché portiamo anche dei prodotti tipici, quindi facciamo conoscere la nostra terra sotto tanti aspetti. Diciamo a 360 gradi, 360 e questo gradi. È davvero molto importante. Io adesso pregherei la regia di mandare il primo contributo, perché vogliamo entrare un po' dentro e vogliamo farvi entrare dentro Casa Sanremo. Monica lì ha incontrato tantissime persone. Incominciamo con le prime interviste. Prego il servizio. Luca Madonia, uno dei grandi interpreti di questo Sanremo 2011. Ciao Luca, come stai? Bene, grazie. Molto meglio adesso che ieri, un po' più rilassato. Com'è andata la prima? Molto bene, sono contento. Poi c'ho un corista d'eccezione come Franco Battiato, che lui ha dichiarato di essere un... No, sono molto molto felice di questa coppia eccezionale. No, grazie, ti ringrazio. E per me è chiaramente un grande onore avere un padrino, diciamo, chiamiamolo così, d'eccezione. Credo molto in questa canzone, era già pronta chiaramente prima del festival per il mio progetto, per il mio disco, per cui nulla è stato confezionato per Sanremo, e quando le cose vanno così credo che sia la formula migliore. La Crusta Sanremo, un duo che ritorna e già riscuote ampi consensi alle prime battute di questo festival. Sì, direi di sì, è una cosa che tra virgolette un po' ce l'aspettavamo, perché la canzone avevamo capito fin dall'inizio che piaceva, però direi che siamo contenti così. Ieri abbiamo fatto il pezzo bene, Mauro ha cantato bene, quindi già un grosso successo così. Poi adesso stasera vediamo. Siamo a Sanremo, fra i tanti sogni, quello di arrivare alle battute davvero finali, quale c'è? Sì, non lo so, appunto pessimisticamente spero che possa raccogliere tutte le belle critiche e i bei voti di questi giorni, e io sarei già contento così. E dalle immagini si vede l'atmosfera rilassata, ma anche ascoltando le interviste di questi artisti, Monica, non sono proprio quelle istituzionali, tutti ingessati. È importante, si rilassano davvero. E hanno anche più predisposizione all'intervista. Sicuramente, noi eravamo agevolati, insomma, che eravamo, tra virgolette, raccomandati della situazione, nel senso che eravamo l'unica TV, quindi solo a noi era concesso realmente girare. Però c'è una predisposizione, una tranquillità anche da parte degli artisti a concedere l'intervista. Perché è davvero un luogo di relax, addirittura all'interno di Casa Sanremo si trova un centro benessere nel quale è possibile rilassarsi anche con tecniche particolari del suono. Insomma, la musica è un po' dappertutto lì, si respira ovunque. Volevo parlare un po' con voi proprio adesso. Abbiamo visto due cantanti, la scelta di quest'anno del cast musicale, no? Morandi ha invitato diverse persone che sono veramente trasversali. Abbiamo colonne portanti della musica italiana come Vecchioni e Albano, che sono poi nella terna dei vincitori, e poi giovani talenti come Emma. Che cosa ne pensate, Russolino? Ritengo che quest'anno il festival sia andato bene proprio per questa scelta. E l'indirizzo della direzione artistica del festival, ma del festival tutto e della RAI, è di avvicinare in questi anni il festival alla gente. E di questo lo tocchiamo con mano nel nostro lavoro al festival, ma anche dopo il festival. E forse anche gli strumenti che noi mettiamo a disposizione della manifestazione vanno in questa direzione. Per esempio, è stato citato durante l'evento durante questi servizi più volte il tappeto rosso, il red carpet. Questa è un'altra nostra produzione, un'altra nostra invenzione. Quindi è Casa Sanremo che organizza il tappeto rosso. Il tappeto rosso è un'idea del sottoscritto lanciata l'anno scorso, è stata accolta in modo, diciamo, giusto dal Comune di Sanremo, perché Maurizio Zoccarato in quell'occasione ha deciso di darmi fiducia, ha voluto tentare questa iniziativa, e ho visto quest'anno
che addirittura Morandi lo amava, perché non solo durante la giornata più volte usciva tra la gente, ma anche durante la serata abbiamo avuto due lanci su Rai 1 che sono partiti proprio dal tappeto rosso, che è brandizzato Casa Sanremo. Beh, un po' di glamour va sempre bene in qualche modo, no? Sì, e poi una manifestazione, l'unica manifestazione importante televisiva italiana che in qualche modo ci riporta. È la prima, sì. È la prima, siamo orgogliosi, ripeto, come Lucani, di portare un nostro messaggio di qualità all'esterno, fuori dalla nostra regione. Forse lo dico con un po' di amarezza, forse abbiamo più ragione fuori regione che qui. Poco profeti in patria. Allora, sì. Il Festival di Sanremo, diciamo, Monica, no? In qualche modo è caratterizzato da tre personaggi principali. Il primo è il cast artistico, quest'anno Morandi, poi il gioco delle vallette ogni anno, eccetera, eccetera. Bellissime, tra l'altro. Bellissime. Magari non userei il termine bravissime, però diciamo bellissime sicuramente. Chiaramente i cantanti che sono la parte principale, ma poi ci sono i giornalisti e i critici musicali che a Sanremo poi vengono intervistati in ogni momento, ogni occasione buona per carpire un po'. E anche po noi forse l'abbiamo fatto, no? E noi l'abbiamo fatto, Rita, tu hai intervistato una bravissima autrice e critica musicale che si chiama Rita Speranza. Una che non la manda a dire, direi, Rocco. E che diciamo che invece ha una parola buona per tutti. Le canzoni a me non è piaciuta nessuna. Mi piace molto musicalmente la canzone di Vecchione, ma non mi piace il testo perché lo ritengo assolutamente retorico, e sicuramente la melodia sanremese, ma la cosa si ferma lì. Retorico? No, lo boccio. Più retoriche ci sono state, non soltanto quella di Vecchione, più retoriche, molto c'è stato anche di rivisitazione, anni 60, anni 70, qualcuno addirittura mi pare clone di altra canzone precedente, e questo mi disturba, perché io ascolto Sanremo per trovare delle cose nuove, delle cose belle. Vi dirò, ho sperato tanto nei giovani, ma anche lì mi pare che... Voglio parlarti di Benigni, lungo. Questa entrata trionfale. Questa entrata trionfale sul cavallo, perché ovviamente loro hanno fatto della satira, seppur velata e nascosta, di questo momento storico, un po' un tema che in verità io in questo momento l'avrei lasciata a casa, la satira politica. Non mi è piaciuto, e poi comunque dopo 12 minuti non si reggeva più, si è incartato da solo, continuava a ripeterci la stessa cosa, ha voluto dire più volte perché le dobbiamo spiegare l'esegesi dell'inno di Mameli, forse perché riteneva il popolo italiano abbastanza ignorante per non comprendere questo termine, lo ha ripetuto più volte, alla fine si era proprio incartato, per cui ho detto o mi addormento o cambio o vado a fumare, sono andato a fumare, rientro e ancora c'era Benigni, ho detto no, per favore, ho capito perché sta qui, deve giustificare il troppo alto cachet per essere venuto a Sanremo. Insomma, la polemica sul cachet di Benigni non andrà avanti per molto. Monica, volevi... No, anche se devo dire, va bene, innanzitutto ci tengo a dire che anche Rita Speranza in qualche modo è legata alla Basilicata, perché è Lucano il marito, quindi insomma in qualche modo... Come la genuinità lucana in qualche modo... Anche queste interviste, diciamo, i lucani sono arrivati ovunque, sono dappertutto, sono tra noi. Come. Però ci tenevo a dire invece, volevo aggiungere questo rispetto a Benigni... entrata trionfale bellissima, io avevo il cavallo dietro di me perché ero seduta proprio, quindi avevo paura veramente, dico, una scalciata. Sì, effettivamente la paura di chi stava seduto era quella che il cavallo, vedendo magari tanta gente, potesse innervosirsi. Quindi al di là di questo io penso che anche io ho trovato Benigni poi verso la fine un po', tra virgolette, uso un termine che forse non è sicuramente quello appropriato, pesante, perché si è incartato, però lui è stato molto amato invece. Vabbè, io, certamente molto amato come diciamo per quello che ha detto, ma poi si vedeva proprio dal vivo che faceva uno sforzo enorme, aveva proprio piacere di raccontare questa grande parte di storia italiana. Infatti è arrivato a un certo punto, lui ha detto proprio alla platea, ha detto grazie, sono io che ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di fare una cosa, insomma, alla quale tenevo. Quindi questo ci tenevo a dirlo, perché c'è chi, ecco, magari come Rita Speranza ovviamente dice la sua, però c'è chi ha amato molto questa parte, addirittura gente che ha visto il Festival di Sanremo giovedì
giovedì proprio, nella serata di giovedì, per avere il piacere di ascoltare Benigni. Quindi certo, è giusto bilanciare le due cose. Ma quello sicuramente, poi diciamo che le opinioni sono tutte valide, le critiche sono tutte buone, soprattutto dalle penne così importanti, sì, come quella di Rita. Verrà a trovarci, Rocco, quindi speriamo presto, la invitiamo assolutamente nei nostri studi, saremo felicissimi di fare due chiacchiere con Rita. Certamente. L'intervista era lunghissima, sì, avete parlato di qualunque cosa. Ho parlato anche dell'acqua in Basilicata. Anche dell'acqua in Basilicata, poi magari in un'altra occasione la manderemo in onda. Signor Ruzzolillo, io la devo... La vorrei lasciar libero, perché sappiamo lei è pieno di impegni. Grazie. Come al solito, perché è veramente una persona importante, noi siamo veramente lieti di averla avuta qui ospite con noi. I prossimi impegni, sappiamo Miss Italia a breve? Sì, stiamo preparando i premi Davide Donatello, che andranno in TV il 6 di maggio, in diretta su Rai 1 e su Rai Movie. E siamo nelle fasi di ultimazione di quelli che sono i lavori di preparazione della produzione con Rai e di quello che è tutta la parte organizzativa che ci compete più da vicino. E poi estate, per chi già sa, dopo 11 anni seguiamo ancora una volta in Basilicata Miss Italia, per poi avvicinarci a Salso Maggiore. A Salso Maggiore. E noi abbiamo visto, Enzo, che Vincenzo Russolillo porta in giro per l'Italia, dunque non solo celebra la bellezza essendo patron della manifestazione Miss Italia in Basilicata, ma porta in giro anche la cultura. La cultura è importante, noi ne abbiamo veramente da esportare. Prima di salutarla, signor Russolillo, volevamo, poi mandiamo il contributo. Monica, si dice se è il luogo comune, che a New York, quando c'è la maratona, i newyorkesi originali vanno via, perché non sopportano questo flusso di turisti che occupano la città in qualche modo. Sanremo sembra che viva la stessa sindrome in qualche modo. In qualche modo sì, alcuni cittadini di Sanremo dicono questa cosa. Tu hai intervistato una giornalista e anche una persona che in qualche modo dava un appoggio a questa teoria. Io ringrazio il signor Russolillo per essere stato con noi e mandiamo il contributo. E ci troviamo, amici telespettatori della Nuova TV, alle porte del Teatro Harrison e siamo alle battute finali di questa grande kermesse. Il tappeto rosso che vedete alle mie spalle è stato allestito ed organizzato da Casa Sanremo in esclusiva per il comune di Sanremo. Un festival, dunque, dicevamo, che continua a dividere sia critica che pubblico. C'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma andiamo a guardare insieme che cosa ha detto la gente comune di questa grande manifestazione. Allora, davanti all'Harrison, in attesa del grande verdetto finale domani sera. Sì, sì, sì. Cosa ne pensa di questo festival? Ma è una bella cosa. Lei da dove viene? Vengo da Arona. Ma ogni anno è qui o è la prima volta? Sì, sono venuto anche l'anno scorso, quest'anno sì, quasi sempre vengo. È attratto, affascinato dalla musica italiana o da questo gran movimento? C'è una bella atmosfera, ecco. Sì. Allora, chi vincerà il Festival di Sanremo? Morandi. Chi vincerà questo festival? Ah, guarda, non so. Da dove? Io? Da Bari vengo. Da Bari? Sì. Tutti gli anni o...? No, quest'anno mi hanno invitato i miei amici qui al Festival di Sanremo. Da dove viene? Da Torino. Qui per il festival? No. Per diletto? Sì, in vacanza. In vacanza? Non l'ha visto il festival? No, non lo vedo mai. Mai? Mai, mai, mai. È anni che non lo vedo mai. Quindi le piace Sanremo come località? Sì, noi siamo però a Ospedaletti, quindi è meglio ancora. Qui veniamo a respirare un po' di ossido di carbonio. Quindi nemmeno una puntata del festival l'ha visto? No. Nessun passaggio? No, questa sera, cioè ieri sera, Benigni. Ah, quindi abbiamo scoperto che ha guardato il festival in qualche modo. Benigni ho guardato. Le è piaciuto? Sì, moltissimo. Questo omaggio all'Unità d'Italia? Ha fatto benissimo. Una volta tanto c'è qualcuno che si sveglia. Il salotto della Nuova TV oggi ospita diversi personaggi importanti che hanno animato e hanno organizzato Casa Sanremo durante il festival. E abbiamo con noi Antonio Deodati, responsabile eventi appunto di Casa Sanremo. Antonio, grazie per essere il nostro ospite. E dopo Vincenzo, insomma, cerchiamo di capire un po' meglio com'è questa Casa Sanremo, cerchiamo di addentrarci un po' in quelli che sono poi gli eventi, che sono tanti. Intanto io saluto tutti i telespettatori, ma soprattutto vengo a fare le veci del maggiordomo di casa Sanremo e ho portato qui un attestato. Facciamo vedere, diciamo, farlo vedere ai telespettatori. Un piccolo ricordo di questa esperienza.
attestato di benevolenza per la brillante collaborazione. No, ma che meraviglia, realizzata la quarta. È un buon maggiordomo, fa queste cose, no? Facciamolo vedere un attimo alle camere, così qua, per una volta abbiamo questa, abbiamo avuto non solo l'opportunità di essere lì presenti a Casa Sanremo, ma siamo anche in qualche modo riconosciuti. Come dire, Rocco, noi ritiriamo il premio da parte della Nuova TV, della Nuova del Sud e anche da parte del nostro editore, che è Donato Che possa Macchia. Essere un inizio di una proficua collaborazione, augurante, no? Porta grazie, fortuna, speriamo grazie. Bene Monica, partiamo col piede giusto, diciamo. Voi ci avete portato fortuna, perché questa è stata un'edizione straordinaria di Casa Sanremo. Ormai abbiamo rodato per i primi 3 anni varie situazioni, abbiamo cambiato sempre location. Quest'anno è stata veramente speciale, come abbiamo consolidato il rapporto con Radio Italia, che in pratica è stato il cuore del dopo festival di tutta la giostra sanremese. Io da maggiordomo cosa faccio? Questo è quello che anche i nostri telespettatori vogliono sapere. Mi occupo di far funzionare la casa. Esatto. E quindi sia nella parte contenutistica, nell'immagine e nell'organizzazione reale, perché le 1000 attività che abbiamo in programma, come un menu, diciamo, certo. No? Per i nostri ospiti, sono da coordinare in maniera veramente efficiente, anche perché tutti i nostri ospiti sono quelli che sono lì per il festival, e quindi tenere insieme artisti, giornalisti anche di calibro. Abbiamo avuto anche il Fegiz Show all'interno di Casa Sanremo, abbiamo avuto in soundcheck una giuria di tutto rispetto, con Mario Luzzato Fegiz come presidente, certo. Dario Salvatori, Danilo Ciotti, che è un discografico importante, Mauro Marino, e Poche Parole Comunicazione, il nostro ufficio stampa, insomma davvero davvero tanti. Abbiamo avuto Neja nella nostra giuria e tra i nostri artisti. E posso svelare qualcosa su Neja, Antonio, perché Antonio Deodati, ecco, noi lo conosciamo adesso come il responsabile degli eventi di Casa Sanremo, ma Antonio Deodati è un produttore musicale. È un produttore musicale, non di poco conto, perché adesso chiaramente lui è una persona elegante, non l'ha voluto dire, però lo dico io. Antonio produce e ha prodotto nel passato Corona, tu cioè la colpa di averci fatto ballare per i piedi corpi, così, Marie Claire Dubaldo, sì. Collabora.